Benvenuti ragazzi in Gare Malate numero 274, se non ricordo male. E oggi gara con le Panto? Come cavolo volete chiamarle ragazzi queste macchine? Ancora non si sa dopo mesi. Gara, ho già sbagliato tutto. Boom di qua. Mannaggia. Porca vacca, te pareva che andassi a beccare. Dai che magari c'è. Vai, 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 cavolo! Panto abominevole! Panto, come volete chiamarla? La pantera, ma porca vacca! E io chiaramente ho dovuto prendere uno, no? Fermi. Ok. Perfetto. E adesso passa in mezzo. Questa gara era messa senza collisioni. E sapete benissimo cosa faccio io. Quando la gara dice senza collisioni, io ce le metto. Ma porca vacca, oh. Quante volte mi avrete sentito dire sta parola? Oh, ce l'ho fatta, alleluia, dopo 2 minuti e 50. Grazie mille. Però non ho preso ancora un checkpoint. Ok, di qua. Perfetto, mi sorprende che ancora nessuno mi abbia doppiato. Quindi questo mi fa capire che sono terzo, ok. Che è molto difficile sta cosa e non solo per me. Iniziamo subito così, veramente, dopo un bel po' di tempo che non vi portavo, ma è giusto di qua, una gara malata. Iniziamo subito ragazzi con una gara straiper malata. Sì dai, ce la faccio. Quindi sotto coi pollicioni, fatemi vedere in quanti siete, fatemi vedere quanto supporto mi date, maledetti. Andiamo qui, 3.40. Oh, e andiamo giù di qua. E andiamo giù di qua. Ah, ok. Ma che cavolo. Perfetto, questa gara, non so se ve l'avevo ancora detto, ma me l'ha linkata qualcuno di voi. E se sapevo che era effettivamente tutto sto bordello, mettevo solo un giro al posto che due. Perché adesso qua ci sono due giri. Avanti. Doppio divertimento. Però in teoria l'ho già fatta una volta, dovrei riuscire a farcela tranquillamente. Ma come non detto, il gioco dice che ero primo, va bene. Qua non so se c'è un metodo per cittare brutalmente, ma suppongo di sì. Perché se uno non deve fare il salto, raga, se uno si ferma qua. Oh, vedete? Fermi tutti. Metodo Beastard. Olè. Perfetto, perfetto, raga. E anche in questa gara c'è il mega metodo. Però siamo secondi. Dispiace un po'. Però non so se ho la velocità sufficiente. E invece no! E fino a qua ce l'abbiamo fatta. Siamo sempre terzi. Finalmente ci siamo lasciati alle spalle tutti quei maledetti che ci bloccavano. Alleluia. Porca vacca. E andiamo finalmente. Mi dispiace un po' perché qua si poteva giocarsi la vittoria. Ci si poteva giocare. Ed eccoci qua al traguardo. Gradino del podio sempre per noi. E concludiamo in 10 minuti. Ed eccoci qui nella seconda gara. Guardate il mio personaggio, che cattivo che è. No dai, è veramente bello. Con il mega simbolo sulla schiena. Tanta roba, ma sto andando avanti? No, sembrava veramente una cosa sparaflesciante. E andiamo. Sì vabbè, io inizio senza turbo. Maledetti, dove devo andare? Porca vacca! Davanti, faggio maledetto! Spicca al volo! No! Fortuna che non sono morto. La gara diceva 5 giri. Io ho detto, no, 5 sono troppi, mettiamone 3. Però, quasi quasi, 5 non erano male, solo che la gara... Porca vacca, come cavolo!
Vabbè, sta gara è bruttissima, raga. Cioè, è divertente perché non capisci nulla. Però può rientrare anche nelle gare malate. Ho preso il check, va bene. Va bene. Va bene. Siamo quinti, raga. Ho preso. No, lì è stato il check. Dai, riparti, riparti. Abbiamo perso un paio di posizioni, ultimo giro, ma veramente non si è capito assolutamente nulla di questa cavolo di gara. La gente conclude? Direi di sì. Ma come? Ne ho superati un botto. Ma magari li ho doppiati. Vai, vai, vai. Vabbè, quarto. Ma insomma, raga, questa gara è un po' così. Terza e ultima gara e riportiamo la Zentorno in gare malate. Tutti gli altri hanno la T20. Però dai, vediamo di. Guarda, tutti con la T20, maledetti. Quindi, però io. Ma quello è stato fermo anche. Dov'è il check? Oh, devo passare di qua. Cioè, sono passato al millimetro là? Ma dove cavolo? Va bene. Ma che cavolo di gara è questa? Ok, andiamo da questa. Prendi una maledetta scia. Bella! Si sono spalmati! No! Ride bene chi ride ultimo, giusto, raga? Io non ci credo. Io non ci voglio credere. Se tu domani mi butti giù fuori. Peccato raga, peccato veramente. Cercavo di prendere il checkpoint, quindi ho spostato l'auto, però non ho pensato che potesse esplodere in mille pezzi e niente. Brutta fine per Beastard, ma che roba. Peccato. Comunque dovrebbero esserci. Ma che cavolo di gara è questa, raga? Un bel po' di giri, almeno due se non tre, quindi qualcosa spero di riuscire a recuperare. Vediamo un po', mi piacerebbe vedere anche da fuori dove cavolo siamo, perché mi piacerebbe vedere un po' la struttura. Ok, quello è caduto fuori perché non ha il controllo sull'auto. Beastard invece è tutto di prima e recupera un po' di posizioni, però non bastano perché quegli altri sono troppo avanti. Cos'è il secondo giro questo? Tre giri. Il primo è già là, raga. Il primo, ciao proprio. Ha preso il turbo, ha inserito la quarta, la settima. Ormai le macchine hanno anche 8 marce, 9 marce addirittura alcune. La prima è inesistente. Qua il gioco mi dice che sono quarto, però ne dubito fortemente. Allora, ricordiamoci di stare molto vicini qua. Stringi, stringi, stringi. Ok. Ah, ecco perché magari quelli hanno fatto il test a coda. Magari conoscevano già la strada. Perché uno su quelle cose lì va dritto. Prende la cosa ampia. Magari è quello, raga. Sti maledetti conoscevano già la gara, o forse tutta casualità. Però qui, ragazzi, gatta ci cova, eh. Bello quando senti proprio sprigionare il rombo della Zentorno che fa l'aperta proprio. Guarda che curve, guarda che curve! La proaggine qui. Ok. Stiamo così, e adesso giù così, perfetto. Non bisogna avere troppa rincorsa su questi perché la macchina è già sufficientemente power. Dai, che voglio il gradino del podio, non ce la farò mai, non ce la farò mai. Niente da fare, raga, quarto. Lì vedo una macchina che si ferma, però niente da fare. L'episodio di oggi si conclude qua. Spero che le gare vi siano piaciute. Commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video.